Un minuto con Padre Pio dai luoghi della clausura del convento di San Giovanni Rotondo, proprio qui, nei luoghi dove Padre Pio spesso, luoghi che attraversava per scendere verso il refettorio oppure per andare verso la sacrestia antica. Beh, oggi qui per raccontarvi quanto accaduto a Vittorio Scaramuzzi in una testimonianza raccolta proprio da padre Marcellino Iasenzaniro. A Vittorio fu scoperta un neoplasma di natura maligna. Le cose non andavano bene col passare del tempo. L'ammalato una sera disse proprio alla moglie Laura, quanto vorrei qui padre Nazareno. Padre Nazareno era un frate che era amico di famiglia, lui viveva vicino Sassuolo, quindi tra l'altro è venuto a mancare anche nel 2003. Si tratta di una testimonianza raccolta negli anni 90 questa. Beh, c'è anche da sottolineare che Laura rispose: "Beh, se nessuno lo avverte, come può venire qui padre Nazareno?" Il mattino seguente, verso le 6:30 del mattino, Vittorio si sveglia e dice alla moglie: "Laura, è stato qui Padre Pio e mi ha detto che proprio oggi verrà qui Padre Nazareno." La moglie lo guarda, dato che lui era sempre sotto l'influsso della morfina, quindi per questi dolori lancinanti, beh, quasi a sorridere, vabbè, comunque acconsente a questa sua espressione. Sta di fatto che da Pontremoli quel giorno arrivò padre Nazareno. Era partito, pensate un po', alle 4 del mattino per arrivare a San Giovanni Rotondo. Doveva sbrigare delle cose che riguardavano proprio il convento dei Cappuccini. Quindi, tra l'altro, passò a salutarli. In quel momento, padre Nazareno, quando entrò a casa di Vittorio, si accorse che lo stavano già aspettando, cioè. Per Vittorio non fu una sorpresa quella. E nel momento in cui lui chiese spiegazioni, lo stesso Vittorio disse: "Me lo ha detto Padre Pio che stavi arrivando." Padre Nazareno resta in silenzio, non proferisce nessuna parola. Nel frattempo lo confessa, chiede delucidazioni allo stesso Vittorio, che era un direttore di banca. Sbrigare cose legate allo stesso convento dei Cappuccini e poi va via. Però nella sua testimonianza anche padre Nazareno dice che quando entrò in quella stanza sentì un forte profumo, che padre Pio era stato lì ed era appena andato via.